Ti ringrazio molto Procopis per la tua amicizia, ma desidero ringraziarti molto anche per l'accoglienza, la, per, per aver organizzato così bene questo nostro incontro e per averlo fatto scegliendo come fondo il tema della solidarietà, che la solidarietà è il valore fondante dell'Unione. Dell è il motivo che ha, avviato, ha fatto avviare il processo di integrazione 70 anni fa ed è il motivo dell'ampliamento progressivamente realizzatosi nell'integrazione. Nell L'alternativa alla solidarietà tra paesi o tra persone nel nostro continente come altrove rischia di essere soltanto quella che si esprime, come ieri davanti alla sinagoga di Halle o come tante volte è avvenuto nei paesi del nostro e di altri continenti con la violenza terroristica e di odio vicendevole. Perché l'Unione è una comunità di valori in realtà anzitutto, non un comitato di interessi. Come la Brexit ci sta ricordando, se l'Unione si riducesse a una comunità di interessi, il legame che la tiene insieme non reggerebbe a lungo. Senza il continuo riferimento di interpretazione di fatti, avvenimenti e comportamenti e di guida di comportamenti alla solidarietà. Ora su questo io mi permetto di proporvi qualche riflessione sui due temi su che sono stati indicati: quello della crisi economica da gestire e ecco quello dei, dei rifugiati, della, delle migrazioni. Ovviamente, negli interventi non c'è il tempo di riprendere tutti gli argomenti così importanti che dai vari interventi sono stati posti in evidenza né di sviluppare adeguatamente le considerazioni, ma andando tanto per spunti che richiederebbero poi un'ulteriore un argomentazione che non vi è il tempo di fare. Ma vorrei partire sul primo tema della crisi economica, che è la integrazione economico-finanziaria per l'Unione, è sempre stato un terreno fondamentale e impervio, anzitutto caratterizzato da sperimentazioni costanti. L'unione economica e monetaria è una sorta di cartina e tornasole di elemento di valutazione della condizione della costruzione europea e indica in realtà la fragilità di questa costruzione. Gli ultimi anni hanno, fatto, hanno manifestato che l'Unione Europea sia l'Unione Economica e Monetaria del, nella Unione, sia un cantiere aperto e la sua architettura ha bisogno di essere completata, consolidata per assicurare st con stabilità economica e benessere ai nostri cittadini. Facciano parte o non facciano parte del, della zona dell'euro perché le economie sono strettamente intrecciate. L'Unione del resto ha bisogno di, dire, di quel livello di ambizione di cui ha parlato il nostro amico Presidente della Bulgaria e ha bisogno anche di tener conto della condizione di congiuntura economica sfavorevole di cui ha parlato la Presidente croata. L'Unione ha bisogno di, avere, di disporre di una... Completa cassetta degli attrezzi di fronte a un orizzonte internazionale che volge verso prospettive negative, con grandi tensioni commerciali crescenti e con una congiuntura economica, appunto, che, che evolve negativamente. Ora, rispetto a questo problema, la dicotomia che, si, che sovente viene sottolineata nella vita dell'Unione tra riduzione dei rischi e condivisione dei rischi è artificiale. Le due esigenze, i due obiettivi in realtà si rafforzano l'un l'altro. Dobbiamo sforzarci di superare le differenze reciproche e capire che in questo panne, su questo piano, su questo tema, sulla riforma dell'Unione Economica e Monetaria e il suo completamento, sia l'occasione per mettere in campo il valore aggiunto dell'integrazione e dell'Unione Europea. Credo che occorra sviluppare una politica fiscale che abbia una duplice finalità, quella di, nel breve periodo di stabilizzazione e quella nel medio lungo periodo di crescita. E questa richiede investimenti in settori fondamentali, le infrastrutture fisiche e informatiche la ricerca, la transizione energetica, l'intelligenza artificiale, tutti i temi già evocati questa mattina nei vari interventi. Ma tutti i temi sui quali i nostri paesi da solo, ciascun paese da solo non è in condizione di muoversi adeguatamente. C'è una dimostrazione inequivocabile di questa esigenza di integrazione crescente. Nel mondo non c'è più alcuna impresa europea che compaia ai primi posti nelle aziende con maggiore capitalizzazione. Questo significa che occorre recuperare, occorre recuperare da parte dell'Unione un ruolo che l'architettura incompleta sul piano economico e finanziario non le consente ancora. Completare questa architettura significa anche sviluppare un sistema di garanzie sociali. Non in tutti i paesi la disoccupazione è un problema, in molti paesi lo è ancora fortemente, ma in tutti i paesi, o quasi tutti, in questi anni sono cresciute le diseguaglianze e questo crea una, contribuisce a creare una condizione di insicurezza e di incertezza percepita da molti nostri concittadini. Io spero che l'avvio di questo nuovo ciclo istituzionale dell'Unione rafforzare ulteriormente l'attenzione la, verso la dimensione sociale dell'Unione, dando concretezza al pilastro europeo dei diritti sociali. Devo dire che soltanto così si può recuperare anche, come sta avvenendo per fortuna, ma si può recuperare in maniera massiccia il consenso dei cittadini europei nei confronti dell'Unione. Sul fenomeno migratorio, velocemente, anche qui va posto al centro del problema l'attenzione ai valori fondanti dell'Unione. Dobbiamo insieme costruire strumenti adeguati per una gestione comune del fenomeno, una gestione sostenibile naturalmente dai vari paesi, dall'Unione nel suo complesso, sostenibile, ma una gestione comune, non la rimozione del problema o il tirarsene fuori perché questo esporrebbe l'Europa nei prossimi decenni a essere travolta dal fenomeno migratorio, non soltanto i paesi di primo ingresso, ma tutti i paesi dell'Unione. Occorre una gestione sostenibile, ma una gesti che sia una gestione comune, che abbia la capacità di affrontare e governare il fenomeno. Sono proprio i grandi numeri che l'amico Presidente ungherese Pocanzi ha citato, che ci ricordano... Il fenomeno va affrontato per governarlo, perché se non governato diventerà una condizione che travolge qualunque equilibrio nel nostro continente. Naturalmente rimane anzitutto il dovere morale salvare vite umane, è quello di cancellare questo ignobile traffico di esseri umani che rispetto alle nostre coscienze è un costante rimprovero. Nei giorni scorsi, lo ha ricordato poc'anzi il Presidente Steinmeier, i ministri interni di Germania, Francia, Malta, Italia, sono riuniti a Malta, propone, avanzando una proposta all'Unione, che naturalmente tiene conto che le rotte dei migranti sono diverse è che in questo momento la rotta principale, quella più battuta, quella con maggiori flussi è quella orientale, quella che, investe, che riguarda la Grecia, la Bulgaria, che riguarda soprattutto la, la, il settore orientale. Ma per questo occorre una gestione comune dell'Unione, che tenga conto complessivamente dei problemi e trovi un punto di incontro per una soluzione che sia dell'Unione che lo sia nel sostegno ai paesi di nascita, di origine e flusso dei flussi e di transito e flussi migratori, sviluppando le risorse del Fondo fiduciario per l'Africa, che, che, che attribuisca all'Unione Europea il, problema, il compito dei rimpatri che insumprono di chi non merita un asilo perché nessun paese singolo è in condizione di farlo in maniera davvero efficace. Che, che, con, che preveda una ripartizione degli arrivi in maniera da poter gestire tutti in maniera collaborativa un fenomeno di questa portata. Il, e infine, ipote, ipotizzando e realizzando canali legali di accesso che consentano così di gestire in maniera sostenibile il fenomeno, scoraggiando l'affidamento ai trafficanti di esseri umani. Sono le cose che poc'anzi ha ricordato il Presidente irlandese, sul, quanto, sul, sul ruolo della migrazione e non dei migranti nei nostri paesi, che inducono anche a tener conto che senza un'assunzione una complessiva come problema comune a parte dell'Unione di questo versante, nessuno potrà risolverlo, ma tutti ne avremmo conseguenze negative.